Ciao a tutti, beautiful people, benvenuti in un nuovo episodio di Coffee Talk. In realtà dobbiamo rinominarlo questa rubrica perché non posso più bere caffè. Ho comprovato il fatto che il caffè mi fa male e quindi oggi abbiamo una tazza di ginseng, tra l'altro bollente, quindi aspetto un po'. Nell'episodio di oggi volevo parlare di diverse cose. Innanzitutto siamo in un periodo di quarantena. Quindi è strano, è un periodo in cui tantissimi si sono ritrovati a dover lavorare da casa, quindi ho deciso di parlare in questo episodio anche di alcuni consigli e condividere con voi un po' la mia esperienza su come lavorare da casa, come restare produttivi, eccetera, eccetera. Però partiamo dallo spiegone. Se sapete come funzionano questi episodi, ultimamente nascono, diciamo, specialmente su Instagram delle tematiche che affrontiamo insieme prima nelle stories per sentire cosa ne pensate, dopodiché ne parliamo in modo più approfondito qui su YouTube e rispondo ad alcune vostre domande. Quindi partiamo dallo spiegone di questo mese, che riguardava una sorta di catena di Sant'Antonio che girava e che ho ricevuto più volte, e, che praticamente invitava le persone a seguire determinati profili e poi aggiungersi alla lista e condividere questa catena di Sant'Antonio con altri profili, così diciamo, l'obiettivo era quello di guadagnare visibilità e guadagnare follower. Allora, non c'è niente di male nel senso che non è necessariamente una pratica scorretta o che disturba particolarmente l'algoritmo, però io voglio affrontarlo dal punto di vista della comunicazione consapevole e vedere se effettivamente è qualcosa che ci porta vantaggio oppure no. Allora, ragioniamo insieme. Solitamente chi compie questa azione sono dei profili che vogliono crescere in termini di visibilità e numeri. Abbiamo parlato mille volte su questo canale del fatto che i numeri non sono necessariamente importanti perché al giorno d'oggi è facile crescere i propri numeri su Instagram. Fai una sponsorizzata, molto meno etico, acquisti del traffico dai bot, eccetera, eccetera, i tuoi numeri crescono. Crescere i numeri è molto, molto semplice. I numeri non sono importanti. Se sei un business, se sei un'attività, quello che ti interessa è quello di raggiungere un pubblico interessato ai tuoi prodotti e servizi, in modo che poi dopo potenzialmente possa effettivamente diventare tuo cliente. Quindi, così come le altre strategie che puntano a far crescere i numeri del nostro profilo, anche queste tecniche hanno sì la potenzialità di far crescere il nostro numero di follower, ma non è detto che questi follower che noi andiamo a raggiungere siano effettivamente potenziali clienti. Anche perché solitamente quando si creano queste situazioni, i numeri dei follower che arrivano tutti insieme tendenzialmente, se la strategia funziona, dovrebbero essere abbastanza da non poter controllare la qualità dei follower, non poter neanche controllare se queste persone sono effettivamente interessate al nostro profilo o stanno al gioco solamente per ricevere la loro parte di visibilità e quindi dopo un po' tolgono il bottone follow e si tolgono dalla lista di sostenitori del profilo. Queste cose succedono per esempio anche con i giveaway, cioè con i giveaway, che a parte che in Italia sono praticamente illegali se non fatti seguendo le regole e via dicendo, comunque durante i giveaway si vede un picco di iscritti al profilo per poi avere una perdita immediatamente una volta finito il giveaway. Questo perché? Perché i follower che ci seguono non sono effettivamente interessati a noi. Quindi, nel costruire la propria strategia di comunicazione, ha senso utilizzare questi strumenti oppure no? Dipende dalla nostra situazione, non c'è una regola aurea per tutto.
Considerate però anche a chi inviate questo messaggio, perché se il messaggio gira solamente tra professionisti, ci rendiamo conto della possibilità di utilizzare questa strategia per crescere e quindi magari la abbracciamo e la condividiamo. Però siamo solo professionisti, quindi non necessariamente clienti finali. Se invece la giriamo a tutti indiscriminatamente, possiamo dare un'immagine sbagliata ai nostri utenti e far vedere che, diciamo, utilizziamo queste tecniche per crescere, per avere nuovi numeri, non ci preoccupiamo magari di disturbare o di dare un'immagine negativa del nostro brand e quindi può questa strategia tornare a bruciarci la coda, morderci il sedere. Ecco, quindi l'importante, io non vi dico di non fare queste cose, di non prendere parte a queste strategie. Se vi interessa vedere se funzionano o no per il vostro caso, provate. Non c'è niente di male, non succede niente di grave, diciamo così. Però fatelo in modo consapevole, quindi assicuratevi di pensare effettivamente se questa cosa può portarvi un vero e proprio valore o se la fate così a randazza per vedere cosa succede e assicurarvi anche di non dare un messaggio negativo quando approcciate questo tipo di strategia perché veramente quello lì poi dopo può causarvi un po' di problemi nel recuperare la fiducia del vostro pubblico. Comunque, a parte questo, che ho cercato di sintetizzare perché oggi abbiamo tantissime cose di cui parlare, volevo rispondere ad alcune vostre domande per poi andare a darvi i miei consigli sullo smart working. Allora, le domande che ho scelto, ne ho scelte alcune perché me ne avete mandate abbastanza e se rispondessi a tutti questo video sarebbe lunghissimo. Comunque, mi salvo sempre tutte le domande più interessanti e vi rispondo o qui su YouTube, anche in altri video o su Instagram. Quindi, se vi interessa questo tipo di contenuti, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e pian piano vedrete tutte le vostre domande trovare risposta. Allora, la domanda che allora, questa la rispondo dopo. Quanta importanza dai al giorno d'oggi all'invio costante di una newsletter? Allora, le newsletter, così come tutto l'email marketing, quindi la comunicazione fatta via email, è un po' bistrattata, ma secondo me non giustamente, nel senso che è uno strumento molto molto efficace, molto molto importante, molto molto, e che se usato con consapevolezza può veramente fare la differenza. Allora, innanzitutto partiamo dal fatto che mentre sui social noi possiamo raggiungere tante persone contemporaneamente, però non siamo certi di riuscire effettivamente a raggiungere la loro attenzione, perché magari una volta una persona non è sui social quel giorno, e quindi se noi facciamo le storie durante quelle 24 ore lui non li vedrà, oppure perché semplicemente ha guardato altri profili e si è perso il nostro messaggio. Con l'email marketing questa cosa succede meno, perché comunque è un messaggio che viene raccolto nella nostra casella di posta, che tendenzialmente guardiamo tutti almeno una volta al giorno, e anche se non lo leggiamo oggi, è lì domani ad aspettarci. Quindi è uno strumento effettivamente efficace per consegnare determinati tipi di messaggi. Il lato, tra virgolette, pericoloso è quello di usarlo male, quindi usarlo troppo, e quindi creare una sorta di sensazione di spam, inviare contenuti non interessanti e quindi ancora una volta, anche se magari una volta a settimana, una volta al mese, se i contenuti non sono utili di interesse per la persona, possono risultare invadenti. Quindi bisogna trovare, diciamo, il giusto equilibrio. L'email però è uno strumento molto importante da avere in possesso, cioè le email dei nostri follower, dei nostri clienti, eccetera, perché appunto ci permette di inviare una comunicazione più precisa e più mirata ad ogni persona. Se
Se fatto bene, l'email marketing ha tantissime potenzialità perché puoi veramente inviare l'email giusta al momento giusto all'utente, ma non solamente per invogliarla alla vendita, ma magari perché è in un momento in cui lui ha bisogno. Io quando lavoravo in azienda, che era una piattaforma per creazione di applicazioni, quello che facevamo era che se vedevamo che l'utente non utilizzava, non entrava all'interno del nostro sistema per tot giorni, oppure non aveva completato un passo importante per la creazione della sua app, gli mandavamo un'email con un tutorial, un supporto, l'invito a fissare una chiamata con noi in modo che potessimo aiutarlo. Quindi non è solamente una questione di ti voglio spingerti all'acquisto, ma a volte può essere appunto sostegno e uno strumento utile per non far sentire solo il nostro cliente. Quindi ha tantissime potenzialità, va utilizzato molto molto bene perché, come ho detto anche per l'esempio di prima, rischia che se non lo utilizziamo nel modo giusto che ci bruci, però non è da sottovalutare e molti lo fanno, molti hanno paura anche solamente a chiedere l'email dei propri clienti perché dicono non voglio disturbarli. Il non disturbarli lo fai dopo con la strategia che decidi di mettere in atto, non sul fatto di non chiedere l'email, perché l'email puoi utilizzarla appunto per mandare valore, per mandare consigli, sconti, informazioni utili, eccetera, eccetera. Quindi il disturbo viene da una strategia costruita male, non dal fatto che si inviano delle email. Allora, torno alla domanda di prima che così mi lega al discorso dello smart working. Alessandra mi chiede, ah, la domanda di prima me l'ha fatta Simona, grazie Simona, e questa me l'ha fatta Alessandra che mi chiede come unire una vita dentro casa, faccende, hobby, eccetera, con la produttività. Allora, questa domanda cade a fagiolo perché così mi lega appunto al tema dello smart working. Io lavoro da casa ormai da 4 anni e sono una persona molto inclina a lavorare da casa perché mi piace stare a casa, mi piace anche isolarmi, sono una persona molto introspettiva, quindi non soffro di questa cosa. Non siamo tutti così, purtroppo, cioè non purtroppo, non siamo tutti così, non siamo tutti fortunati come me in questo momento storico e quindi dobbiamo fare di necessità virtù. Vi dico che lavorare da casa nel lungo termine, è difficile anche per me, quindi ho negli anni costruito, diciamo, delle sorte di tattiche per restare motivata e, riuscire appunto a non farmi distrarre dalle varie cose. Allora, in primis sembrerà banale, l'ho sentito dire mille volte, ma lo ripeto anche io, è quello di non lavorare in pigiama, quindi proprio di prepararsi la mattina come se si andasse al lavoro. E questa cosa è veramente, veramente importante perché il nostro abbigliamento, la nostra postura danno un segnale al nostro cervello e ci mettono immediatamente in work mode, mentre se stiamo in pigiama, eccetera, tendiamo ad abbrutirci, tendiamo a sentirci sempre un po' meno, a sentirci meno sicuri di noi stessi, eccetera, eccetera. Quindi va bene una volta, va bene ogni tanto, anche io, tipo quando ho il ciclo, lavoro praticamente in tenuta da casa, struccata, con i capelli raccolti e via, chi se ne frega, però non facciamo che sia la nostra quotidianità, quindi prepariamoci, svegliamoci all'ora giusta, facciamo la nostra colazione, prendiamoci cura di noi, proprio prepariamoci come se andassimo al lavoro. La seconda cosa è quello di ritagliarsi uno spazio dentro casa dedicato al lavoro. So che purtroppo non è possibile per tutti avere uno spazio tipo una stanza degli ospiti, magari da dedicare ad ufficio, eccetera, eccetera, però anche se è il vostro tavolo da pranzo, anche se è il tavolino da caffè, anche se è il bancone della cucina, non importa, ma identificate quello che è il vostro spazio di lavoro, dove andrete a lavorare in questi giorni. Questo è importante perché
vi dà appunto un luogo in cui recarvi, e quando vi posizionate in quel luogo è ok, adesso lavoro. Mentre se non l'avete individuato e oggi lavoro dal divano, oggi lavoro dal letto, oggi lavoro nella lavanderia, rischiate appunto di non avere mai quello spazio mentale anche che vi porta a focalizzarvi. Terzo, definite le vostre ore di lavoro. Quindi, in questo caso c'è chi continua a lavorare full time, c'è chi continua a lavorare part time, quello dipende anche dalla vostra situazione, se la vostra azienda vi ha lasciato liberi di portare avanti il lavoro ma senza dover per forza stare, cioè seguire rigidamente le ore che fareste in ufficio. In questo caso magari provate anche a sperimentare, a lavorare prima la mattina così da avere il pomeriggio libero, a lavorare durante la pausa pranzo così da finire prima, o lasciarvi la mattina libera per fare le vostre cose e lavorare il pomeriggio fino a sera. Insomma, magari approfittatene per sperimentare, però fissatevi in primis, quindi magari inizio settimana, le ore lavorative che andrete a fare appunto ogni singolo giorno, in modo che non dobbiate decidere immediatamente, cioè, sul posto. Questa cosa di non decidere sul posto è fondamentale, perché altrimenti vi perdete e ogni volta procrastinate. Prendo un sorso di ginseng. Poi cos'altro? Non ho preparato questo video, sto andando abbastanza a braccio. Cercate di essere rigidi con voi stessi nel capire che ora sto lavorando e quindi non mi distraggo. Quindi non è che lavoro e faccio la pausa alla lavatrice o lavoro e mi metto a cucinare il sugo per pranzo, eccetera, eccetera. Cercate di mantenere gli orari che vi siete prefissati per fare esattamente il vostro lavoro. Fatevi la vostra pausa caffè, la vostra merenda, qualsiasi cosa, però non mischiate gli orari lavorativi con le faccende. Appunto, se la vostra realtà ve lo permette di essere appunto flessibili con gli orari, magari cercate di raggruppare le ore lavorative più insieme possibile, in modo che potete avere più ore personali insieme. Un esempio potrebbe essere iniziare a lavorare alle 8 e finire alle 4 facendo un'ora di pausa pranzo, così da avere tutto il pomeriggio libero, ok? Per fare appunto le vostre faccende, eccetera, eccetera. Cambiare prospettiva, ecco, questa secondo me è una cosa molto utile che magari non funziona per tutti, ma per me funziona, ed è quella ogni tanto sì avere il nostro spazio di lavoro fisso, però ogni tanto cambiare prospettiva. Allora, io prima lo facevo appunto avendo il venerdì, andavo a lavorare fuori in un coffee shop, adesso non posso farlo, quindi magari una volta a settimana o lavorate dalla parte opposta della scrivania, quindi mettete la sedia dalla parte opposta se avete la possibilità, o la spostate dal muro, eccetera, oppure lavorate appunto magari il venerdì dal salotto o dalla cucina, in modo da cambiare un po' il vostro spazio. Questo a me aiuta tantissimo avere quel punto di vista diverso che mi fa approcciare le cose effettivamente anche in modo diverso e mi mantiene interessata al mio lavoro. L'ultimo consiglio è quello di coltivare la vostra creatività e la vostra socialità. Lavorando da casa si tende molto ad isolarsi. Ancora, ogni situazione ovviamente è diversa perché chi lavora magari in azienda con un team continua ad avere dei meeting, eccetera, eccetera, ma cercate di avere anche quei momenti di socialità che avreste alla macchinetta del caffè, ok? In modo che possiate confrontarvi anche sulla vostra vita personale, sul vostro problema, che è un po' quello che per chi lavora da casa è effettivamente, cioè, manca, è qualcosa che manca e bisogna trovare il modo di costruirlo. Quindi magari durante la pausa caffè chiamate una vostra amica, oppure non lo so, chattate su WhatsApp con il vostro collega così da confrontarvi sulla situazione, su come ve la state passando. Coltivare la vostra creatività invece è appunto quella di restare attivi e utilizzare il vostro tempo libero per
magari leggere, guardarvi dei film, ma dei film che vi facciano riflettere, vi facciano pensare, tipo dei documentari, oppure coltivare una passione come può essere il disegno, la pittura, eccetera. Quindi qualcosa che vi faccia crescere personalmente e vi faccia sentire che la vostra persona cresce e non state investendo solamente nel tempo, nel lavoro. Questa la trovo una cosa fondamentale perché in realtà la facciamo anche quotidianamente, però quotidianamente magari abbiamo, che ne so, abbiamo il fatto di fare la passeggiata, andare al lavoro a piedi oppure incontrare persone, quindi abbiamo delle interazioni sociali e lo sentiamo meno. Mentre quando lavoriamo in casa da soli abbiamo il rischio di isolarci e di investire tutte le nostre energie magari nel nostro lavoro, nelle faccende di casa, ma non nella nostra crescita personale, che è molto molto importante per riuscire a mantenere alto l'interesse, alto il morale, la soddisfazione personale e essere anche più in equilibrio per approcciarci con gli altri. Questo è un problema grandissimo che molti stanno avendo durante la quarantena, ed è quello di essere chiusi in casa con le stesse persone per lungo tempo e doversi confrontare su cose che magari fino a quel momento abbiamo spinto dietro l'armadio, sotto il tappeto. Adesso non possiamo più farlo, quindi dobbiamo cercare di investire il tempo anche nella nostra crescita personale in modo da essere sereni e a poter affrontare tutto con la tranquillità e il raziocinio possibile. Quindi allenatevi in casa, fate yoga, provate la meditazione, cioè curatevi di voi stessi, curatevi della vostra mente, curatevi delle vostre passioni e non pensate solamente a sono a casa, devo fare le faccende, devo badare i bambini, devo lavorare, eccetera. No. Siate un po' egoisti, ritagliatevi quel tempo per voi. Se avete un compagno, dividetevi i compiti. C'è una coppia che seguo di australiane che mi fa impazzire. Praticamente loro sono una coppia e hanno due bambini piccoli e vivono in un camper. E ovviamente, stando appunto in un camper, sono sempre tutti assieme tutto il tempo, però ognuno di loro ha ovviamente bisogno, specialmente i genitori, hanno bisogno di spazio personale. Quindi quello che fanno è un'ora al giorno alternare, cioè un'ora uno, un'ora l'altro, prendono i bambini e li intrattengono così che l'altro genitore abbia il tempo di fare le sue cose, che sia leggere un libro, che sia meditare, che sia dormire, qualsiasi cosa voglia fare, però lo può fare in solitudine. E secondo me questa cosa è molto molto bella perché è cooperazione ed è cercare di capire che stare bene, essere una famiglia felice, essere una coppia felice non vuol dire stare assieme tutto il tempo. C'è bisogno di spazio personale, c'è bisogno di spazio che noi investiamo su noi stessi e che ci rende felice, e questo renderà felice proprio anche il nostro nucleo familiare. Quindi ritagliatevi questo spazio, dividetevi i compiti, aiutatevi a vicenda e vedrete che ce la farete. Pian pianino ci vuole tempo, ci vuole pratica, ci vuole dovete trovare le cose che funzionano per voi perché anche qui non c'è una legge universale, però io spero che alcuni di questi consigli almeno vi diano una linea guida da poter seguire all'inizio per iniziare a sperimentare ed essere produttivi anche lavorando da casa. Io vi mando un grossissimo saluto e ci vediamo nelle storie di Instagram, ci vediamo qui con altri video e tra l'altro tra poco svelerò il mio progetto segreto, quindi state connessi su questi canali. Ciao!